cosa, quindi non si fa. Per cui darò per scontato, cioè non sto a rifare tutto quello che abbiamo messo su Wiki e un po', diciamo, sia la storia di queste pratiche che sono collegate a quelle del subvertising, dell'uso politico del fake, dei falsi, eccetera eccetera, però vorrei porre solo un problema per cominciare, e cioè quello che mi pare l'esperienza dei cosiddetti nomi collettivi o di queste operazioni che si svolgono sul terreno prevalentemente simbolico e linguistico, credo che vadano viste come qualcosa di più di una semplice di una semplice mossa tattica. Diciamo che usiamo questi nomi perché prendiamo un simbolo, ci inventiamo San Precario, ci inventiamo un'altra cosa, perché in questo modo, cioè molto spesso queste cose, per come sono state presentate dai media, sono state presentate come una serie di scorciatoia mediatica per fare più, cioè almeno ci sentono meglio, ci ascoltano meglio se ci presentiamo come San Precario con una immaginetta, piuttosto che non come movimento dei lavoratori precari o intermittenti, come dicono in Francia. Ci stanno più attenti se ci inventiamo una finta stilista giapponese che chiamiamo Serpi Canaro e facciamo delle sfilate, che non se diciamo siamo un movimento di precari della moda e vogliamo, eccetera eccetera. Allora, io credo che la cosa sia un po' più complessa di così, non è così semplice. In realtà, quando si utilizza un nome collettivo, comunque quando ci si riferisce a una produzione simbolica resa evidente, resa esplicita, al di là del carattere implicito che sempre ha un movimento, perché sempre un movimento di esseri umani si pone sul terreno del simbolico, ma nel momento in cui lo esplicita e lo dice in maniera più chiara, in maniera più dichiarata, io credo che ponga un differente problema. Nell'uso dei nomi collettivi c'è già una, come dire, questione di contenuto, cioè c'è già una questione, si afferma non una semplice modalità di comunicare qualche cosa che è già dato, ma in realtà si influisce e si vuole comunicare anche qualche cosa che è inerente, che è collegato con questa pratica. Qual è questa pratica? Qual è questo contenuto implicito, questa... Allora, esattamente come nel momento in cui uno parla, nel momento in cui io sto parlando ora, oltre alle cose che dico, rendo esplicito per il solo fatto di parlare che ho una potenza linguistica, io come tutti noi, quindi che siamo animali linguistici e che quindi abbiamo questa facoltà di linguaggio che è quella che ci consente di produrre le cose, eccetera eccetera. Così analogamente io credo, adottando un nome collettivo, un nome simbolico, identificando un movimento con un personaggio in un certo momento, si fa un'operazione analoga, e cioè si afferma implicitamente ma anche esplicitamente la natura collettiva di questo movimento, cioè il fatto che questo movimento è formato di tante individualità, di tanti individui, di tante persone diverse, ma che queste persone diverse esprimono tutte un comune processo di soggettivazione. La soggettività che si esprime nei movimenti ha un carattere unificante in qualche modo, e l'uso di un nome collettivo mette in luce questa cosa. E questo credo sia una delle ragioni per cui questi nomi hanno avuto così tanto successo, chi ne ha avuto di più, chi ne ha avuto di meno, ma insomma questa è la ragione per cui bucano non solo i media ma anche, diciamo, le coscienze delle persone.